La cittadella regionale di Germaneto è stata scelta come sede di un incontro da tutti definito storico per l'importanza e per l'eco che ha avuto a livello nazionale. La sottoscrizione del protocollo d'intesa per l'ammodernamento e la velocizzazione della linea ferroviaria ionica tra la Regione Calabria, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a presiedere il ministro Graziano Del Rio, e la Rete Ferroviaria Italiana, rappresentata dall'amministratore delegato di RFI, l'ingegnere Maurizio Gentile, che ha sottolineato l'importanza dell'investimento del governo rappresentando il primo passo verso la realizzazione di nuove vie ferroviarie. La decisione della Regione è stata espressa con volontà forti, molto precise, arrivando appunto a investire fondi nelle sue disponibilità, che sono i fondi di sviluppo e coesione, proprio nel potenziamento della linea ionica. Questo per noi che facciamo, di mestiere facciamo, mettiamo a disposizione l'infrastruttura ferroviaria, ci piace di metterla a disposizione in modo sempre più performante, è l'indirizzo migliore per poi poter operare con decisione e determinazione verso i nostri obiettivi. Un tavolo di presidenza che ha avuto come relatori gli assessori alle infrastrutture Roberto Musmanno e alla logistica Francesco Russo, che hanno esposto nel dettaglio il piano complessivo delle opere che consegnerà la nuova linea ferroviaria. Ammodernamento, velocizzazione, riqualifica di stazioni e sottopassi, a cui si aggiungono servizi e una tecnologia all'avanguardia. Uno studio di fattibilità redatto invertendo per la prima volta i termini. Si aumentano i servizi. Laddove si aumentano i servizi, cresce moltissimo anche l'utilizzo dei mezzi. Non è vero, quindi è stato sempre un errore quello di pensare, ma farò il servizio quando ci sarà, diciamo, una domanda sufficiente per riempire il treno. Se tu porti il treno, la gente lo usa. Questo è il tema, invertire culturalmente. 5 anni di lavoro a partire da giugno prossimo per un investimento di oltre 500 milioni di euro. Un cronoprogramma presentato nei dettagli della sua realizzazione. Nel suo intervento il Presidente Oliverio ha ringraziato, puntualizzando alcuni passaggi, tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo obiettivo. Io sono molto contento oggi, sono contento perché quando si lavora e si crede nel lavoro appunto per cui ci si spende e si vedono i risultati, credo che quella è la migliore, come dire, è la migliore valutazione, è la migliore soddisfazione che si possa avere, perché altre sono chiacchiere, quello che conta sono i fatti e oggi stiamo appunto. Stiamo inaugurando un fatto storico per la Calabria, perché come è stato detto, investire in un asse ferroviario sul quale non si investiva in questa portata da 150 anni è un fatto appunto che deve essere scritto come un fatto storico. Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di volare alto in questa opera che concretamente dovrà, come dire, cambiare passo e cambiare le condizioni di questa terra. Grazie.